Cari amici di Autodigest, buongiorno dalla vostra Antonella Salvucci. Voglio presentare questa Honda CRV Hybrid, un SUV crossover ecologico di grande sostanza, di grande valore, adatto a tutta la famiglia. La combinazione ibrida di motori a benzina e motori elettrici producono una potenza di 184 cavalli complessivi. Su strada, quello che appare subito è l'enorme piacevolezza di guida. Grazie al motore elettrico e al cambio CVT, questa vettura scatta, va sempre fluida, è veloce, pronta, disponibile e dà anche una grande impressione di sicurezza. La tenuta di strada infatti è notevole. Quattro ruote motrici aggiungono solo qualcosa alla stabilità e alla grande equilibrio di questa vettura. Insomma, è piacevole da guidare e sicura, ed è anche veloce nonostante la velocità massima sia limitata a soli 180 all'ora. In città poi queste doti si esaltano, anche perché il motore elettrico va da solo in molte circostanze, come in tutte le ibride tradizionali. Le finiture sono sobrie ma di grande eleganza, mi piacciono molto così. La modanatura in legno, beh, diciamo che c'è un grande spazio anche per tutti gli oggetti di uso quotidiano. Interessante il comando del cambio, a tasti, veramente intelligente e pratico, ci si abitua subito e non si vorrebbe mai più farne a meno. Il bagagliaio è ovviamente molto grande, ma soprattutto regolare e di facile accessibilità. Hai visto Antonella con questo tetto panoramico quando siamo passati per quelle stradine di montagna? Che meraviglia! Sì, no, da grande luce, veramente. E anche da una bella luce sul tuo volto. Ecco. Noi che amiamo la d'altra fotografia. D'altra parte, tu che hai fatto questo film adesso, come si chiama il film che esce? Allora, quello che ho girato in America si chiama Enforcer, con grandi attori, premi Oscar. Invece quello che uscirà a gennaio si chiama Nightmare Symphony ed è il remake di Lucio Fulci, A Cat in the Brain. Nightmare. Bellissimo, concert. Spero che lo vediate tutti, sì. Anche prima di me magari. Vi farò sapere. Perché Antonella mi avverte sempre in ritardo, allora vabbè. Comunque voi cominciate a guardarlo e guardate anche Antonella su YouTube, è notevole. E su Instagram, meglio, così vi posso rispondere. Il consumo davvero moderato, ancor più che in altre ibride di simili caratteristiche. Vedete, cari amici di Autodigest, mi è piaciuto tantissimo viaggiare con questa vettura, ve la consiglio davvero.